un super video dedicato alle Yankee. Allora, come vi avevo accennato in qualche video fa, non mi ricordo precisamente in quale, avrei fatto un video, vi avevo detto che avrei fatto un video dedicato alle Yankee consumate finite nel mese scorso. Alla fine è stato rimandato di tanto questo video perché ne avevo un sacco da caricare, onestamente. E si sono continuato ad accumulare Yankee su Yankee. Ho fatto adesso una cernita e le ho qui da far vedere 10. Non ho selezionato apposta 10 perché altrimenti di più sarebbe venuto un video troppo lungo. E a questo punto diventerà non più proprio un video mensile, più o meno, ma tipo ogni 10 farò questo video. Ogni 10. Allora, ho anche qui, se guardo ogni tanto in basso è perché ho i miei appunti. E inizierei subito a farvi vedere le Yankee che abbiamo terminato io e il mio ragazzo. Inizio da Moroccan Argan Oil, che io non so se vi ricordate, la maggior parte di queste che vi faccio vedere ve l'avevo mostrata in un video haul, magari se lo ritrovo ve lo lascio qui. E questa, quando l'hanno, sai, Moroccan Argan Oil, fece una faccia tipo schifatissima perché da fuori era veramente troppo forte e speziata ed ero sicura, ma vi giuro sicura, che non mi sarebbe assolutamente piaciuta. Io invece devo dirvi che onestamente il profumo non è così forte come sembrava ed è molto molto piacevole. E mi sono aiutata anche con le descrizioni da alcuni siti internet perché insomma io lo sapete che per le fragranze vi posso dire se è speziata, se è dolce, ma a livello di ingredienti non le riesco comunque a percepire. E comunque rimane delicata con una nota orientale leggermente speziata, ma non troppo. E all'interno c'è il patchouli e il sandalo, che insomma se a me l'avessi letto non l'avrei manco nemmeno mai presa, perché sono due profumazioni che solitamente percepisco come troppo forti per me. Poi vi ripeto, secondo me le profumazioni delle Yankee in generale di tutto sono una cosa davvero molto molto soggettiva, quindi a me può non piacere, a voi sì, viceversa. Quindi poi una che vi giuro io l'adoro, l'adoro, è Aloe Water ed è questa candela molto molto fresca e delicata, che persiste tantissimo, con tutto che comunque è molto delicata e non ha una fragranza forte che spicca, e rimane molto persistente nella camera, tant'è che la si sente anche il giorno dopo. Ho letto su internet, su dei vari gruppi di Facebook, che alcuni ci percepiscono il melone. Io vi giuro, no, io sento una nota tanto fresca e mi ricorda a me la crema che ho, il gel d'aloe, sinceramente, se devo proprio dirla tutta. E tant'è che infatti ho letto che è composta da acqua e aloe, però probabilmente ad alcuni ricorda, ho letto ad alcuni e ho sentito ricorda le caramelle al cocomero. Non lo so, io vi giuro non lo sento, però vi posso dire che è freschissima ed è veramente molto buona. Secondo me questa, soprattutto anche adesso con la bella stagione, è davvero favolosa e penso assolutamente che la ricompreremo. Abbiamo poi provato Black Plum Blossom, che è questa qui. È fiorita, ovviamente, ma anche una punta abbastanza notevole di vaniglia, ma devo dire che rimane molto molto delicata e non troppo stucchevole, anche perché a me quelle con la vaniglia non fanno impazzire, cioè, mi nauseano. Ma devo dire che questa, forse perché è appunto abbinata al fiorito, e rimane molto molto delicata e piacevole, penso che anche questa magari la tartina la ricompreremo. Abbiamo poi provato Candy Cane Lane, eccola, che era di quelle natalizie, infatti me l'aveva regalata Crystal per Natale, mi mando un bacione. Ah, questa mi piaceva più da chiusa che da bruciata, onestamente. Mi ricorda tantissimo le mentine e le Tic Tac alla menta, ma proprio tanto. Ha questa nota molto pungente di menta. Io non sono un amante della menta, cioè non mangio nemmeno le gomme da masticare alla menta, per farvi capire. Cioè, se io voglio delle gomme da masticare, mi devo andare a comprare le Vigorsol alla fragola, cioè, rendetevi conto. Si sente tantissimo la menta, ma con un pizzico anche di vaniglia all'interno. Non mi ha fatto impazzire perché per i miei gusti è troppo troppo forte. Mi piaceva veramente più da chiusa che da bruciata, se devo essere sincera, ma se amate la menta,
provatela perché cioè, vi piacerà sicuramente. Poi un'altra che mi è piaciuta moltissimo è Shea Butter, che è questa qui. E io qui anche ho sentito una punta di burro, proprio boh, mi è venuto in mente quando prendo il burro per fare le torte e mi arriva questa svampetta di burro. Boh, non lo so, io la sento qui, questa punta di burro, ma allo stesso tempo anche delle note floreali. Buona, molto molto, cioè si sente questa nota floreale all'interno e ha forse anche qualcosa di fruttato, non so. Ed è buonissima, è molto molto delicata, ma anche questo il giorno dopo si sentiva ancora. Rimango sempre sorpresa da queste che diciamo sono molto delicate e comunque poi il giorno dopo si continuano a sentire. Una che chi mi segue sa che è fra le mie preferite in assoluto è Midsummer Night, che è quella completamente nera. È persistente ma delicata allo stesso tempo, io la adoro perché è molto maschile come fragranza, mi piace. E ho scoperto che all'interno c'è muschio, patchouli, salvia e mogano, che io non avrei mai poi mai detto, anzi forse se avessi letto questa cosa non l'avrei nemmeno comprata, non lo so, ma cioè, se vi piacciono gli odori leggeri e freschi e che ricordano magari un po' anche un profumo maschile, questo è veramente il top dei top secondo me. Poi abbiamo usato questa qui che ci è dispiaciuto perché ci piace troppo, che si chiama Tranquil, e se avete visto il video dove ve le mostravo è quella, ciuffo, è quella diversa dalle altre perché non aveva il contorno frastagliato. E è buonissima questa, cioè questa rilassa in una maniera allucinante, è molto fresca e molto appunto rilassante, si sente tantissimo il sale marino all'interno e mi piace da morire. E trovo che anche rispetto alle Yankee normali profumino anche un pochino di più queste, infatti non per niente vengono anche un pochetto di più. Poi abbiamo usato Black Coconut. A me il cocco piace tanto come odore, piace ad esempio sui capelli, piacciono le creme, i balsami, appunto queste cose così, ma avevo paura che in una candela fosse un po' stucchevole, invece devo dire che è molto molto buona. A sentirla così è un pochino stucchevole per i miei gusti, invece una volta bruciata rimane molto delicata, ma il cocco si sente tantissimo. Però appunto non a tal punto da nausearmi, quindi per fortuna è un coccoso buono. Poi abbiamo usato Champaga Blossom, che è questa qui che non ci ha fatto impazzire, vi spiego. All'inizio era anche buonina, ma poi quando cominciava a bruciarsi di più e quindi diventava più persistente l'odore, era diventato un fiorito troppo fiorito. E tra l'altro aveva anche una nota, io non so se dentro, questa non mi ricordo, ce l'avevo nemmeno cercata, se dentro c'è anche qualcosa di dolce, ma era un fiorito molto molto dolce che dopo un po' a me sinceramente nauseava un po', quindi questa non penso che la ricompreremo. E infine un'altra fra le nostre preferite, ma che adesso cioè, penso l'abbandoneremo perché a una certa sta arrivando tipo l'estate, ed è Christmas Garland. A me piace tantissimo perché a me questo odore di pino, di eucalipto e di Natale, cioè io quando sento questo odore un po' di eucalipto di pino mi ricorda l'albero di Natale, c'è poco da fare. A me piace tantissimo e io la ricontinuerei a comprare all'infinito questa. E queste erano le Yankee, insomma, che abbiamo terminato in questo periodo. Vi dico anche che ho preso tipo un vizio. Quando levo la cera dal del bruciatore e non la butto, ma diciamo la formina che si forma la metto nei cassetti perché comunque continua ad odorare un pochino. La cambio poi praticamente ogni volta che ne ho una nuova le intercambio fra di loro perché comunque non dura tanto poi l'odore all'interno del cassetto. Ma io un pochino sinceramente continuo a percepirlo e quindi mi dispiace poi buttarla se ancora si sente un pochino l'odore all'interno. E niente ragazzi, queste appunto erano le Yankee, fatemi sapere qual è la Yankee che vi è piaciuta di più in questo mese. Io oddio, se dovessi scegliere fra tutte quante queste, ce n'è una che abbiamo bruciato proprio l'altro ieri che
il top dei top, ma non vi do anticipazioni. Fra tutte queste, se forse dovessi deciderne una proprio che ad esempio ci andrei a comprare una giara, Alloy Water e Shea Butter, perché le trovo molto molto delicate e buone, al di là poi di Midsummer Night, che sapete che amo, però appunto di quelle nuove, diciamo, e sono quelle che mi piacciono tantissimo perché le trovo delicate ma persistenti al tempo stesso. E presto arriverà anche un tag dedicato alle Yankee, quindi rimanete sintonizzati, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.